Quando ti sei sposata? 9 maggio del 54. Ma te tu dica se almeno se partiamo su, alla pedona, eravamo a Troppia, prendiamo un treno perché andava ogni mezz'ora, non era come un po'. E eravamo verso i 9:30 a Rosarno, veramente un fotografo era un amico, era che già che mi aspettava al suo studio. E io mi messo un momento a veste, no? Però si ricordò sì, e le ciuri con di una di suo fotografo. Non mi preoccupate, come pensierò mio. Che ne si pare. Adesso fuori c'erano certi ciuri, certi alberi come l'avevamo un camo, quasi fioriti bianchi, no? Li taggiò sui quattro rami, fece il mazzo di sposa, mi portò, poi quella carta, taggiò come una donna in camicia, ha messo già a mezzo e messo la setta. Ma voi non portate una setta in una borsetta? Io no, con fratello mio non l'ho mai voluto. Scansiamo gente mi viene truccata e mi ammazza. E allora, adesso fuori un'altra volta, si vede che aveva fatto quella festicciola, pigliò la bandiera su bandiera che le russe, mi portò e disse, mo, lo stesso voi passate voi, che non credo che non sapete. A bagnai, praticamente, come vogliamo un tovagliolo di carta, che già scolo io, fece così e mai mi prestai il labbro. Mi vediamo la fotografia e che sta qua. E poi sentono a macotare, belli pieni di sirocco, senza mangiare, senza bere, né entrate. Ma c'è la stazione, due braccio, e fumo straccia che se ne caria. Che io non ci camminavo dalla paura. E così passa mai un'altra, avete visto? Ma noi, e poi muoviamo già per la fotografia, nient'altro, e basta. Quando è vero bene, nemmeno la morte la può distruggere. Mai. Saverio Caracciolo, per la CNews 24.